Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo terzo episodio della serie di Destiny 2, Oltre la Luce. Nello scorso episodio abbiamo avuto il nostro primo contatto con la Stasi, anche se per poco tempo abbiamo potuto impadronirci della Stasi e utilizzarla contro l'esercito di Eramis. Infatti abbiamo sconfitto Philax, uno dei sottoposti di Eramis, ma soprattutto abbiamo incontrato l'ignota Exo, Eris e il Ramingo che ci hanno iniziato a questo potere della Stasi. Infatti, come potete vedere laggiù in fondo, è arrivata questa ziggurat, dove appunto sono presenti tutti i cristalli di sintonizzazione della Stasi che dovremmo attivare e andare a cercare per tutta Europa. Mi sembra sbagliato brandire l'oscurità, ma io non vado da nessuna parte. Se hai bisogno, sono qui. Ecco, vedete, questo è molto interessante, il fatto che lo spettro, essendo una creatura della luce, diciamo la sua natura lo obbliga a diffidare dell'oscurità. Tuttavia rimane al nostro fianco perché in qualche modo il legame tra guardiano e spettro sembrerebbe essere addirittura più forte. Però comunque questi suoi continui avvertimenti ci fanno pensare che forse potrebbe succedere qualcosa. Perché lui ha veramente paura di allontanarsi dal seminato, dalla via che il viaggiatore ha tracciato per noi. Rilevo un'altra trasmissione di Eramis. Ai miei fratelli e sorelle Lixni tra le stelle e qui su Europa, oggi abbiamo subito una grave perdita. La nostra amata guerriera Philax è stata uccisa dalle marionette della grande macchina. Come sempre, vogliono estirparci ad ogni costo. Ricordate, la luce non splende per sempre, ma l'oscurità è eterna. E che figata ragazzi questa ambientazione, siamo entrati molto, laboratori della Bray, di Clovis Bray, appunto di tutto il progetto Exo. Veramente figo, secondo me questi posti nasconderanno un sacco di segreti. A questo punto però direi di non perderci il chiacchiere e di andare subitamente a interagire con questo prisma di oscurità, così almeno facciamo la nostra seconda prova gratuita della Stasi. Tra l'altro in tutto ciò vedete che noi abbiamo sbloccato la Stasi, una Stasi diversa da quella dell'episodio scorso, il simboletto è diverso. E io penso che questi simboletti probabilmente saranno i vari tipi di customizzazione della Stasi, perché essendo che la Stasi è una super customizzabile, probabilmente saranno tutti quanti i vari perk che possiamo aggiungere. Probabilmente saranno le orb, quelle che prima te l'avevamo fatto vedere nel... Esatto. Nel trailer. Nel frattempo ovviamente tra un episodio e l'altro abbiamo fatto qualche partita in Crogiolum, anche un po' per metterci in paro con la luce richiesta dalle missioni. E devo dire che queste sottoclassi di Stasi, quelle che ho incontrato perlomeno, non sono così fastidiose come sembrerebbe. Diciamo che l'effetto del congelamento quando arriva non è proprio comodissimo, però basta spammare un tasto e alla fine in meno di pochi secondi riuscite a liberarvi. Però ecco, nonostante abbia trovato partite in cui c'erano comunque abbastanza sottoclassi di Stasi, non mi è successo più di tante volte di venire congelato. Più che altro la cosa forse un po' più fastidiosa sono le granate, appunto queste qua che fanno i pillaroni di ghiaccio, perché diciamo ti bloccano alcune zone della mappa, ti coprono gli avversari. Comunque se usate bene secondo me sono molto molto forti. E niente, quindi abbiamo concluso anche quest'altra prova gratuita, andiamo a riporre la Stasi. Poniamo fine a sta cosa. Sono qui a lottare per la luce e lo stesso vale per te. Se è questo che dobbiamo fare, starò dalla tua parte. Ma stiamo giocando con un potere che non capiamo e su cui non ho alcun controllo. Se ti dovesse succedere qualcosa, potrei non essere in grado di aiutarti, ma farò il possibile. Vedete appunto come lo spettro continua ad essere un po' dubbioso, e in particolare si sofferma molto sul fatto che, nonostante lui sia una creatura di luce, essendo che noi stiamo traendo potere da un altro tipo di energia, non è certo che poi riesca a rianimarci, con la luce o la stasi che sia. E va bene, quindi a questo punto torniamo da Varix e vediamo un po' cosa ha da dirci. Vieni a parlare con Varix. Ho fatto il potere a Eramis, ma forse per te è diverso. Forse c'è speranza. Praxis, la mente visionaria che gestisce la tecnologia di Eramis, trae potere dall'oscurità stessa. Ma Varix non conosce i suoi segreti, i suoi esperimenti.
deve scoprire come crea queste armi oscure e fermarlo. Va bene, quindi a quanto pare anche Varix sta pian pianino, si sta pian pianino convincendo che forse la stasi potrebbe essere un potere che riusciamo a gestire. E adesso dobbiamo andare a sconfiggere Praxis, un'altra funzionaria di Eramis, che penso sia quella con la specie di piramidona sulla schiena, dato che Varix ha detto che è un po' l'armaiola, diciamo, la scienziata bellica dell'esercito di Eramis. Questa confluenza l'ha creata Praxis. È piuttosto complessa. Coprimi mentre mi metto al lavoro. Ah, quindi Praxis è tipo il plagiamente dei baroni, come appunto lui era un infame che trafficava con la magia delle alveare. Praxis è un caduto che traffica con la tecnologia Vex. Figata. Eramis incontrò Praxis in prigione. Sì. Ogni giorno parlavano attraverso le pareti delle celle, sognando un mondo nuovo. La sua ricerca permise agli Elixni di trarre potere dalle schegge. Fai attenzione. Intrusi, ficcanaso, variabili estranee. Ma forse posso usarvi in qualche modo. Quindi a quanto pare Eramis è stata rinchiusa nella prigione degli anziani. Ma infatti. E probabilmente è proprio questo il motivo per cui Varix ha fatto evadere tutti quanti. Proprio per far evadere Eramis. Solo che certo, alla fine poi è andata come è andata e quindi Varix è un po' snitch. Perché comunque io vi ricordo che negli scorsi episodi Varix ha già detto che all'inizio lui ed Eramis erano alleati e che il loro scopo in comune era proprio quello di creare una sorta di isola salva su Europa, appunto per tutti gli Elixni. Tra l'altro, una piccola curiosità, nei vari discorsi che fa Varix quando stiamo lì davanti a lui in quanto NPC, dice che la parola caduti non piace agli Elixni, perché effettivamente è un insulto. Infatti non so se lo sapete, ma la parola caduti deriva proprio dal fatto che inizialmente il viaggiatore aveva donato la sua luce agli Elixni, e che poi dopo, avendoli abbandonati, appunto questi sono caduti nel vero senso della parola. Oh, ma che figo. Infatti raga, fighissimo questo posto, i laboratori degli Exo di Clovis Bray, veramente una figata, che poi saranno quelli che in qualche modo collegheranno questa storia a Ride. Veramente, veramente figo. È qui che il vostro Kel dell'età dell'oro vi ha costruito. Un armeggiare futile, so fare di meglio. Strano vedere questo posto. Gli Elixni sono tormentati da ciò che abbiamo perso, ma non siamo tenuti a esplorare le rovine della nostra vecchia vita come voi. E già, perché questo posto è effettivamente una finestra sull'età dell'oro, quindi sul passato a tutti gli effetti dei guardiani. Poi fighissimo che dice il vostro Kel sarebbe Clovis. Appunto, sarebbe Clovis Bray. Un armeggiare futile. Oh, ma tu sei davanti alla tipa. Mo che io dico. Boh, salutala. Ciao. Sei un'eccezione, un'aberrazione, ma mi fai bene così. Ma secondo te sarà maschio o femmina? È femmina, non l'ho detto prima. Il tecnocrate. Dobbiamo sparare a quell'affare volante, Certamente. Ma? Dove è andato? È scomparito. Comunque raga, questa ambientazione è veramente fighissima. Molto figa. Tutte queste stanze, tutta una diversa dall'altra. Sono tanto dedalose, però. Sì, proprio ti danno questa sensazione di labirinto, cioè di un luogo che in qualche modo non vuole proprio essere scoperto. E poi bisogna sconfiggere Eramis, adesso ci penso. Sì, in teoria sì, però effettivamente poi dobbiamo vedere se andremo a sconfiggere a tutti gli effetti oppure se... La faremo diventare nostra amica, visto che ora i nemici diventano nostri amici. No vabbè, non nostra amica, però magari... Che è quella roba? Non lo so. Che è quella roba, quella palla? È l'anomalia?
Su quella palla ci volevo arrivare perché teoricamente è un punto esplorabile. Perché se ti ricordi sul video che hanno fatto uscire su Instagram qualche giorno fa, si vedeva proprio da vicino, quindi penso che sia un punto esplorabile. Non so se è già adesso, ma poi vedremo. Ed è qui la boss fight. Ah, ma congelato, ah! Oh, ancora! Ma quanti ce n'ha? Ma la ragazza qua gli si può farmare. No. Dobbiamo fare gli scudoni volanti. E teoricamente poi possiamo farti di danno. Se ci fate caso, poi le granate che tira Praxis sono le granate che poi avremmo una volta ottenuta la stasi, ovvero quelle che appunto congelano tutto quello che sta intorno all'area d'impatto. Mentre invece quello dell'altro episodio aveva le granate a barriera che abbiamo già visto. Quindi diciamo che questa campagna ci servirà in qualche modo per abituarci alla stasi, per conoscerla un po' meglio. Sì, a essere un pochino più familiari con le meccaniche della stasi. Sia per usarla. Oh no, mi ha buttato di sotto. Invece no, l'ho clutchata. Invece no, non l'ho clutchata. Sì, perché comunque sappiamo che sarà una sottoclasse dinamica che possiamo cambiare e quindi appunto dovremmo conoscerla bene tutte le sue sfaccettature. Ecco, invece questa sarà l'altra granata che sbloccheremo, ovvero quella della bolla, che più ci stiamo dentro più rallentiamo e alla fine veniamo proprio congelati, che sarà veramente forte. Sì. Vai, fallo. No, ma questa ha preso lo scudo di stasi. Dove stanno i piramidoni? Eccoli. Ma mi sta dando. Ma mi sta dando la stasi senza. Senza aver fatto niente. L'ho presa io. E allora via, congeliamola tutta. È stato difficile. Ha buttato di sotto, ma non ci credo. Basta. Maxi si è abbattuto. Qui abbiamo finito. Bene. Senza Filax e Praxis, Eramis sarà più imprudente. Negligente. Speriamo non ci sia Filax al supermercato. È debole. Avrà dei problemi a controllare questo nuovo potere oscuro. È l'occasione perfetta per colpire. Guardiano, dovremmo tornare alla base con questa scheggia. L'ignota ci sta aspettando. Ok, quindi stiamo indebolendo sempre di più l'esercito di Eramis. Adesso che abbiamo praticamente eliminato tutto il compartimento bellico, quindi chissà come andranno a rispondere al nostro attacco. Praxis e Filax sono morti. Dobbiamo reagire! Atrax! Ci pensiamo Creedus e io. Tu torna alla cripta e prepara il corpo. Eramis, dobbiamo fermarci un attimo. Questi poteri non sono ciò che ci aspettavamo. Anche io sono impaziente, ma forse è meglio essere cauti. Cauti? Guarda dove ci ha portato la cautela! Il nemico sta sfruttando le nostre debolezze! Ora è il momento di agire! Darò a questi guardiani la distruzione che tanto bramano. Figata, ragazzi, figata. E abbiamo visto anche due cose molto importanti. La prima è che Eramis ha detto lì a quel suo logotenente di andare nella cripta. Quindi top. Che quindi secondo me lo rincontreremo nel raid con magari boss di metà. Sì, oppure magari finiremo la campagna all'ingresso della cripta e poi continuerà nel raid. Potrebbe anche, sì.
E la seconda è che gli ha detto di preparare il corpo, quindi non so, magari Aramis ha tipo un'armatura gigante Exo, diventerà un bipode gigante. Ma no, ma il corpo sembra tipo qualcosa come una... un rituale, sai? Non lo so, vedremo. Ok, eccoci qui, dobbiamo andare a parlare con l'ignota, mi sa... Ah no, ma Zavi, ma che ci fai là dentro? Guardiano, non so nemmeno da dove cominciare. Ogni giorno mi sembra di saperne di meno. Ma non sono qui per questo. L'avanguardia ha tenuto d'occhio Aramis e ho importanti informazioni per te. Hai chiaramente rovinato i piani di Aramis. I ricognitori dell'avanguardia l'hanno vista fuggire al cosmodromo. Forse per razziare ciò che resta dei nascondigli dei diavoli. Il suo piano non è chiaro, ma sarà sempre più disperata. Vai sulla Terra, scopri la sua prossima mossa. E guardiano, so cosa stai facendo. Rispondi al fuoco col fuoco. Ma l'oscurità non è nostra alleata. L'oscurità ha causato il crollo e, stando agli indizi, ne vuole causare un altro. Non lasciare che ti allontani dalla luce. La città ha bisogno di te. E anch'io. Per ora, fai ciò che devi per il bene dell'umanità. Ma non perdere mai di vista chi sei. Oh, ragazzi, quindi finalmente si va sul cosmodromo. Che bello, che bello. E non so come mai, ma questo cosmodromo mi puzza un po' di Sepix Primo. Potrebbe. In realtà non mi ricordo bene se hanno aggiunto già l'assalto di Sepix perfezionato oppure no. Comunque adesso ci siamo andati a parlare con Shaunaun, che sarebbe il nuovo... Con Shaunaun sul cosmodromo, che ragazzi, per chi viene da Dune, è sempre un pezzettino di cuore. Ma io direi che lo faremo nel prossimo episodio, perché per questo può anche essere tutto. Come al solito vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Siamo la tua salvezza.